Quando al mondo per intero nasci proprio Mogadiscio, carri armati in pieno giorno, le pallottole di striscio, non può attingere ai tuoi sogni neanche quelli più innocenti. Una gara fa bisogni, una gara tra perdenti. Messa a vincere la gara è una piccola bambina, dalla corsa sei veloce ma pur senza disciplina, pronta a esporre la sua vita provocando il suo destino, risoluta a gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. La 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 la. Le sue gambe così fine, così esili e veloci, simboleggiano un paese di violenze e di soprusi, riscattato dal coraggio mastodontico baluardo di un emblema di speranza che ha raggiunto il suo traguardo. Lei si allena senza sosta anche in piena dittatura, di nascosto dai soldati di cui lei non ha paura. Ma non basta scoraggiare questo giovane portento, costernato dall'assenza di un corretto allenamento. La 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 la. L'occasione si presenta in un'Europa più attrezzata, con allenatori piste, una dieta più indicata. È così che quel bel sogno per la piccola Samia si tramuta in buio incubo, in feroce crocevia. Da leggenda della corsa, stella d'emancipazione, a realtà di corpi inermi, tutti stretti su un furgone, senza acqua, cibo, ossigeno, chilometri in cammino, e poi chiusa in quelle carceri oltraggiata di continuo. Ora piangerti le donne che hanno accolto il tuo messaggio, della tua perseverante grande prova di coraggio. Quanta polvere stai dando in pasta agli angeli del cielo, mentre sfrecci sulla pista di un destino pazzo.